Mezzanotte 53, buonasera, ultima edizione breve del nostro telegiornale. La politica in primo piano, Berlusconi oggi era a Bruxelles per incontrare i vertici del Partito Popolare Europeo e dell'Unione per illustrare il suo programma. Nel centro-sinistra invece scende in campo il Premier Gentiloni che polemizza con i 5 Stelle, non avete i numeri per governare, dice. Gli risponde Di Maio, se non abbiamo i numeri noi, allora il PD dato al 20% è in fuorigioco. Sentiamo. Come? Silvio Berlusconi torna in Europa per rilanciare la versione più rassicurante di tutto il centrodestra per affermarsi come argine contro il rischio del populismo anti-UE del Movimento 5 Stelle e incassa il credito del vertice del PPE. Il segretario generale Antonio Lopez annuncia un appoggio chiarissimo dal Partito Popolare Europeo al programma di Berlusconi. Nello stesso tempo la Commissione UE nega ogni retroscena su eventuali malumori per l'arrivo del leader azzurro a Bruxelles. Nessun complottismo, assicura il portavoce della Commissione. Normale l'incontro con il presidente Juncker, fumata nera nel centrodestra invece per la scelta del candidato presidente per la regione Lazio. Per quanto riguarda le fasi preliminari della campagna elettorale, in Italia il PD dovrà fare a meno di Roberto Burioni, virologo simbolo della battaglia Provax, che annuncia di non volersi candidare. A Nazareno comunque si lavora alle liste, così Renzi propone al ministro Padoan di candidarsi a Siena, ma sarà tutta la compagine Dem del governo, ad iniziare da Gentiloni, ad essere in campo, quasi tutti nei collegi uninominali. Di Maio, il candidato premier dei 5 Stelle, attacca il PD e il presidente del Consiglio. Inaccettabile, spiega. Non si può fare campagna elettorale continuando a fare il premier. E poi ripete, se avessimo un incarico di governo andremmo in Parlamento a chiedere in base al nostro programma chi ci sta. Si aprirà domani il forum economico di Davos in Svizzera. Già oggi la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha parlato di crescita globale nell'Eurozona ed in Italia. Poi ha raccomandato di fare le riforme. Per Lagarde, se nel breve termine si può essere ottimisti, le prospettive di medio termine restano incerte anche a causa delle prossime elezioni in Italia, Brasile e Messico. Timori simili venivano espressi un anno fa sulle presidenziali americane, ma ora gli Stati Uniti crescono del 2,7%. Anche per questo, dopo aver ipotizzato di disertare l'appuntamento per lo shutdown in corso negli USA, revocato oggi da un accordo bipartisan in Senato, Trump ha deciso di partecipare al forum svizzero. Tragedia a Bellona nel Casertano, un uomo di 48 anni ha ucciso la ex moglie e poi ha ferito altre 5 persone a colpi di fucile, quindi si è sparato. Un'altra storia drammatica arriva dalla provincia di Frosinone, dove un uomo di 54 anni si è tolto la vita uccidendosi nella chiesa del paese di Rocca Secca. Era accusato di aver molestato la figlia di 14 anni, la ragazza aveva scritto in un tema assegnato dalla sua insegnante degli abusi subiti dal padre. Dopo le indagini scattate a seguito della denuncia della madre della giovane per l'uomo un agente penitenziario, il GIP aveva disposto l'allontanamento della famiglia e l'applicazione del braccialetto elettronico. Lo sport in chiusura, torna ad un solo punto il vantaggio della capolista Napoli sulla Juventus, vittoriosa sul Genoa nel posticipo della 21ª giornata. Vediamo. Dopo partita non proprio tranquillo per una Juventus che rimane nella scia scudetto. Allegri non ha per nulla gradito il finale con i bianconeri in debito d'ossigeno costretti in area dalla squadra di Ballardini. Eppure a differenza del Napoli, i campioni d'Italia erano riusciti a sbloccare l'incontro dopo un quarto d'ora. L'imbattibilità del portiere genuano Perin termina dopo 414 minuti sugli sviluppi di una azione Matuidi, Mandžukić, Douglas Costa, tocco millimetrico del brasiliano sbucato in velocità per beffare la difesa rossoblu. Pjanic prova in altre due occasioni a rendere più rotondo il punteggio, ma la difesa ospite regge fino all'ultimo minuto. Anzi, la parte conclusiva della sfida è tutta del Genoa, che ha intravisto anche la possibilità, spinto dalle incursioni di Rosi e Lazovic, di un clamoroso pareggio. Ma la Juventus riprende il discorso esattamente da dove si era interrotto con la pausa della Serie A. Il braccio di ferro a distanza ravvicinata con il Napoli continua. Ed è tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.